Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Vogliamo che tu possa essere edificato dalla parola di Dio. C'è solo un modo, quando noi apriamo il nostro cuore, apriamo la Bibbia e lasciamo il Signore parlare attraverso di essa. La fede viene dall'udire e l'udire la parola del Signore. Ascolta la parola di Dio e lascia il Signore trasformare la sua vita. La parola di Dio è un tesoro immemorabile che il Signore ha dato a me e a te. Dio ha usato più di 40 uomini per scriverla, ispirati dallo Spirito Santo. Noi stiamo leggendo il libro della Genesi e noi questa mattina continueremo la lettura. Noi leggeremo dal capitolo 29 della Genesi, versetto 31, fino al capitolo 30, versetto 43. Dice così Genesi, capitolo 29, versetto 31. Parola del Signore. Il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. Lea concepì, partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia afflizione, ora mio marito mi amerà». Poi concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Il Signore ha udito che io ero odiata e mi ha dato anche questo figlio e lo chiamò Simeone». Concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Questa volta mio marito sarà ben unito a me, perché gli ho partorito tre figli, per questo fu chiamato Levi». E concepì di nuovo, partorì un figlio e disse: «Questa volta celebrerò il Signore, perciò lo chiamò Giuda, poi cessò di aver figli». Genesi capitolo 30. Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, altrimenti muoio». Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: «Sono forse io al posto di Dio che ti ha negato di essere feconda?» Lei rispose: «Ecco la mia serva Bila, entra da lei, ella partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei avrò anche io dei figli». Ella diede a sua serva Bila per moglie e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì un figlio a Giacobbe. Rachele disse: «Dio mi ha reso giustizia, ha anche ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio, perciò lo chiamò Dan». Bila, serva di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: «Ho sostenuto contro mia sorella lotte straordinarie e ho vinto, perciò lo chiamò Neftali». Lea, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la sua serva Zilpa e la diede a Giacobbe per moglie. Zilpa, serva di Lea, partorì un figlio a Giacobbe e Lea disse: «Che fortuna!» e lo chiamò Gad. Poi Zilpa, serva di Lea, partorì a Giacobbe un secondo figlio. Lea disse: «Sono felice perché le fanciulle mi chiameranno Beata», perciò lo chiamò Asher. Ruben uscì al tempo della mietitura e del grano e trovò nei campi della mandragole che portò a Lea sua madre. Allora Rachele disse a Lea: «Ti prego, dammi delle mandragole di tuo figlio». Ma Lea rispose: «Ti pare poco avermi tolto il marito? Mi vuoi togliere anche le mandragole di mio figlio?» E Rachele disse: «Ebbene, se corichi pure con te questa notte in compenso delle mandragole di tuo figlio». Come Giacobbe sul far della sera se ne tornava nei campi, Lea uscì a incontrarlo e gli disse: «Vieni da me, perché io ho preso per me con le mandragole di mio figlio». Ed egli si coricò con lei in quella notte. Dio esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. E lei disse: «Dio mi ha ricompensata, perché ho dato la mia serva a mio marito», e lo chiamò Issacar. Lea concepì ancora e partorì a Giacobbe un sesto figlio. E Lea disse: «Dio mi ha fatto un bel regalo. Questa volta mio marito abiterà con me, perché gli ho partorito sei figli», e lo chiamò Zabulon. Poi partorì una figlia e la chiamò Dina. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio l'esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto la mia vergogna».
e lo chiamò Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi ha aggiunta un altro figlio». Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: «Lasciami partire, perché io vado a casa mia nel mio paese. Dammi le mie mogli, le quali ti ho servito, i miei figli, e lasciami andare, poiché tu conosci il servizio che ti ho prestato». Labano gli disse: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, rimane, già che credo che indovinare che il Signore mi ha benedetto per amor tuo». Poi disse: «Fissami il tuo salario e io te la darò». Giacobbe gli rispose: «Tu sai in che modo ti ho servito e quello che è diventato il tuo bestiame nelle mie mani. Infatti, quello che avevi prima della tua venuta era poco, ma ora si è molto accresciuto. Il Signore ti ha benedetto dovunque io ho messo il piede. Ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa?» Labano gli disse: «Che cosa ti devo dare?» Giacobbe rispose: «Non darmi nulla, se acconsenti a quello che sto per dirti. Io pascolerò di nuovo le tue gregge e ne avrò cura. Passerò quest'oggi in mezzo a tutte le tue gregge, mettendo da parte ogni agnello nero tra le pecore, ogni agnello macchiato e vaiolato, e tra le capre le vaiolate e le macchiate. Quello sarà il mio salario. Così da ora innanzi la mia giustizia parlerà per me in tua presenza quando verrai ad accettare il mio salario. Tutto ciò che non sarà macchiato o vaiolato fra le capre e nero tra le agnelli sarà rubato se si troverà presso di me». Labano disse: «Ebbene, sia come tu dici». Quello stesso giorno mise da parte becchi striati e vaiolati e tutte le capre macchiate o vaiolate, tutto quello che aveva del bianco e tutto quello che era nero fra gli agnelli, e li affidò ai suoi figli. Labano frappose la distanza di 3 giornate di cammino tra sé e Giacobbe. Giacobbe pascolava il rimanente delle gregge di Labano. Giacobbe prese dei rami verdi di pioppo e di mandorlo e di platano e fece delle scorciature bianche, mettendo allo scoperto il bianco dei rami. Poi collocò i rami che aveva scorciatati nei rigagnoli, nei abbeveratoi delle pecore che venivano a bere, proprio davanti alle pecore, ed essi entravano in calore quando venivano a bere. Le pecore, dovunque entravano in calore presso quei rami, figliavano agnelli striati, macchiati e vaiolati. Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva volgere gli occhi delle sue pecore verso tutto quello che era striato e tutto quello che era nero nel gregge di Labano. Egli si formò così gregge a parte che non unì ai gregge di Labano. Tutte le volte che le pecore vigorose del gregge entravano in calore, Giacobbe li metteva i rami, rigagnoli, sotto gli occhi delle pecore, perché le pecore entrassero in calore vicino a quei rami. Ma quando le pecore erano deboli, non li metteva, così che gli agnelli deboli erano di Labano e i vigorosi di Giacobbe. Questo uomo diventò ricchissimo e ebbe gregge numerosi, serve, servi, camelli e asini. Parola del Signore. Io sono Nicodemo Fabiano e ringrazio il Signore perché abbiamo concluso ancora un'altra settimana di Leggiamo la Bibbia insieme. Persevera nella parola, lascia il Signore parlare il tuo cuore, lascia questa parola trasformare la tua vita. Se tu hai delle richieste di preghiera, non esitarmi a mandarmi al 340-237-9339. Avrò il piacere di pregare al Signore nel nome di Gesù per la tua vita. Partecipa da lunedì al venerdì alle 7 del mattino al tempo di preghiera di Alba Nuova. Dio ti benedica. Continua a essere guidato e a meditare nella parola del Signore, nel nome di Gesù.